Lo sapete che la Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze è stata senza cupola per quasi 100 anni? I fiorentini si lanciarono nell'impresa di costruire una basilica enorme, ma senza avere tutte le conoscenze per completarla. Ma come, starete pensando? Decidono di costruire un'opera immensa e non sanno come finirla? In un certo senso sì. A quei tempi, siamo nel XV secolo, succedeva anche questo. Infatti, nell'architettura pre-rinascimentale i problemi venivano risolti solo quando si presentavano. Oggi è ovviamente un po' diverso, perché durante la progettazione di qualsiasi edificio si tiene conto anche di eventuali problemi che possono emergere in corso d'opera. Diciamo che questa cupola potrebbe in un certo senso essere un esempio di spartiacque tra il Medioevo e il Rinascimento. Ma quindi come hanno fatto a costruire questa cupola? Nel 1418 le autorità cittadine bandirono un concorso per la costruzione della cupola, che fu vinto da Filippo Brunelleschi. Brunelleschi propose una soluzione arditissima, ovvero costruire due cupole una dentro l'altra, senza l'aiuto di impalcature. La cupola interna era di sostegno e quella esterna di copertura, una struttura autoportante mai concepita prima. Vediamo perché il suo metodo di costruzione è così innovativo. All'epoca si costruivano soprattutto cupole emisferiche, cioè la metà di una sfera, che venivano realizzate con l'ausilio delle cosiddette centine, ovvero delle impalcature a forma di semicerchio che sostengono la struttura durante la costruzione. Filippo, proprio per la forma e per le dimensioni che aveva dato alla sua cupola, non poteva utilizzare queste impalcature perché non avrebbero potuto reggere il peso. Per aggirare questo problema ha pensato di costruire un sistema autoportante costituito da due cupole tenute insieme da giganteschi archi di mattoni. All'interno degli spicchi ci sono degli anelli di pietra e di legno orizzontali che, come i cerchi di una botte, impediscono alla cupola di cedere alla spinta laterale. Ma come poteva rimanere in piedi durante la costruzione senza un sistema di centine? È qui che il genio di Brunelleschi è venuto fuori. Ha disposto infatti i mattoni in una maniera mai vista prima, usando il cosiddetto metodo a spina pesce, che permetteva alla struttura di essere autoportante anche durante la costruzione. Spina pesce? E cosa vuol dire? Ogni 90 cm di mattoni posti in orizzontale ne piazzava uno in verticale, e così fino in cima, creando una spirale che ha dato una forte solidità a tutta la struttura. Per capire, pensate ai mattoni verticali come dei fermalibri che bloccano una fila di libri su una mensola. Il mattone verticale è il fermalibro che blocca la fila di mattoni orizzontali. Gli operai stendevano in media una fila a settimana per dare alla malta il tempo di asciugarsi. Con questi ritmi la cupola si è però alzata a passo di lumaca, circa 30 cm al mese, e infatti per completare ci sono voluti 16 anni. Ma le innovazioni non si fermano qui. Dalle gru ideate per sollevare i mattoni, all'uso di corde e filo a piombo per calcolare la posizione esatta dei mattoni, questi sistemi hanno permesso a Brunelleschi di costruire la più grande cupola di muratura al mondo. La cupola è alta infatti, dalla base d'appoggio, 55 metri e il diametro è di circa 54 metri. Tutta la struttura, compresa la lanterna, pensate, pesa in totale 29.000 tonnellate. Insomma, se Brunelleschi è considerato per certi aspetti il padre dell'architettura moderna, ora sapete perché. Cari amici, grazie mille per averci seguito. Il mix tra scienza e arte è un connubio, secondo me, meraviglioso. Nei commenti dateci consigli e idee per fare video simili a questi. Vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!